Sono appena tornato da Parigi da un evento spettacolare creato da Honor per conoscere e toccare da vicino lui il nuovissimo e fiammante Honor View 20. Il viaggio è stato bellissimo, ragazzi, divertente, e l'ho passato come al solito con i miei colleghi, no? Otto Kliman, Francesco Sgnaolin e Manuel Agostini. Poi la cosa più bella di questi viaggi è proprio poter stare insieme con i propri colleghi e fare davvero un bordello incredibile. Infatti oggi non posso raccontarvi quello che abbiamo combinato perché diventerebbe un video di tutt'altro genere, quindi passiamo all'argomento di oggi. Parliamo di nuovo di cuffie, ma non le solite cuffiette di cui vi ho parlato fino ad oggi, no? Le robe piccolette, le in-ear, ma parliamo di roba di sostanza, parliamo delle Soundcore Life 2, le mie ciabatte per eccellenza. Sì, sono proprio loro. Giuro ragazzi che non lascerò più a casa un paio di cuffie con cancellazione del rumore, perché in aereo è davvero una manna dal cielo. Poter fare due orette di viaggio senza sentire turbine, gente che parla, e poter godersi un film o la propria musica è sicuramente tutto un altro viaggiare. Sfortunatamente le cuffie con questa tecnologia, con la cancellazione del rumore attiva, intendo però quelle che lo fanno bene, le vere top, costano oltre le 300-400 euro, ma esistono anche delle alternative non troppo costose che vi permetteranno comunque di avere ottimi risultati senza prosciugare il vostro conto corrente. Sono targate Anker e fanno parte della famiglia Soundcore, no? Sapete benissimo quanto io ami questo brand per i loro prodotti, per la qualità e per i prezzi super competitivi. Certo, non è che vi regalano la roba, costano qualcosina in più rispetto a tante altre cinesate, ma qui la qualità è sicuramente superiore rispetto alla media e soprattutto rispetto al prezzo di listino con la quale potete trovarli su Amazon. Grazie ad Anker ho avuto la fortuna di ricevere il pack, quello più figo del lotto, quello con diversi accessori ed una confezione perfetta per un regalo. Ma se vorrete, voi potrete acquistare, risparmiando qualcosina, la versione standard, che di certo non vi lascerà delusi. Con 89 euro ragazzi vi porterete a casa un case per il trasporto, le cuffie ovviamente, un cavetto per la ricarica micro USB e un cavetto jack 3.5 per quei pochi smartphone ancora predisposti di questa preistorica tecnologia che fa comunque sempre parecchio piacere trovare su di uno smartphone. Sono tutte costruite in plastica di buona qualità, sono parecchio leggere e soprattutto comode, ragazzi, davvero comode. Una ciabatta. Io ho provato diverse cuffie negli ultimi anni, ma i materiali utilizzati per ricoprire i padiglioni sono strepitosi. Anche l'archetto regolabile per dimensione è ricoperto dallo stesso materiale della stessa qualità, davvero davvero morbidissimo. Indossabilità. Pesano poco, come già detto, solo 268 grammi. Le dimensioni sono in linea con altre cuffie dello stesso genere. Possono essere ripiegate per occupare meno spazio, mentre quando appoggiate al collo sono davvero tanta roba, non danno per niente fastidio. I padiglioni sono abbastanza grandi, capaci di coprire completamente l'orecchio, non stringono, non scaldano, anche dopo parecchie ore di editing al computer. In pratica, ragazzi, come già detto, loro sono le mie ciabatte preferite. Ma credo di avervelo già detto. Non sono delle cuffie touch, non ci sono degli swipe, ma ci sono solo tasti fisici, che preferisco in quanto, no, soprattutto con i guanti, non avrete problemi ad utilizzarli. Non sono posizionati benissimo e bisogna farci un po' di rodaggio all'inizio per imparare a capire dove stanno, ma poi dopo qualche ora di utilizzo è davvero tutto ok. E qui tocchiamo il tasto più importante, posizionato sul padiglione sinistro, il tasto dedicato alla cancellazione del rumore, mentre sul padiglione di destra troviamo il tasto play pausa e il cambio volume. C'è poi una funzione molto carina per enfatizzare i bassi con un doppio clic sul tasto play, che ragazzi spaccano davvero, diventano davvero quasi troppo potenti. E sì, potete anche telefonarci, perché qui da qualche parte nascosto c'è un piccolo microfono integrato, non che siano davvero ottime per usarle per questo scopo, soprattutto all'aperto, ma insomma si può anche rispondere ad una conversazione senza toglierle. Perderò circa 2 minuti a parlarvi dell'autonomia di queste cuffie, che ragazzi è davvero fantastica, non si scaricano mai, l'azienda dichiara addirittura 30 ore di utilizzo. Io le ho lasciate sul comodino con della mia musica per oltre 24 ore e stavano ancora lì accese, quindi credo che l'autonomia sia davvero in linea con quanto dichiarato dall'azienda. Il Bluetooth è di tipo 4.1, in questi giorni di utilizzo non mi hanno creato problemi, hanno una distanza di esercizio di circa 10 metri, quindi insomma con misura per il tipo di prodotto, non c'è bisogno che facciano di più, ma soprattutto che riescano a mantenere una buona qualità senza disturbi in questi metri, e non ho avuto nessun tipo di problema. Ho finito il pippone della batteria, dei materiali, della parte costruttiva, di quanto
quanto sono comode, bla bla bla. E adesso dobbiamo parlare effettivamente di come suonano. E qui va messo giù il discorso un pochettino come si deve, mettiamola giù così, insomma. Queste cuffie costano 89 euro ed è un prezzo piuttosto basso, quindi non pretendiamo la qualità di un paio di cuffie di 300 euro, vero? Fatta sta premessa, ad 89 euro, quello che mi aspettavo, c'è una buona qualità dell'audio, un buon volume, i medi e gli alti sono ben distinti, non sono tutti impastati, e poi i bassi spaccano, ragazzi. In più, se premiamo il tastino dedicato, allora lì davvero abbiamo tanti di quei bassi che, se vi piace la musica da discoteca o comunque quella pompata, con queste cuffie è davvero una goduria. E soprattutto, ragazzi, non avrete ritardi nemmeno quando li utilizzate per guardare dei video, insomma l'audio e video è piuttosto calibrato, non ci sono ritardi e quindi non ho avuto problemi nemmeno in questo. Per quanto riguarda la cancellazione del rumore, non posso affatto lamentarmi, già quella passiva è davvero davvero ottima. Se attiviamo poi il tastino, il tutto si amplifica e cancelliamo quasi completamente i rumori esterni. Certo, l'audio cambia un po', diventa un po' meno brillante, un po' più cupo, non a dar fastidio, ma comunque la qualità sonora peggiora un pochettino. E se mi chiedete se la cancellazione del rumore è uguale da questo paio di cuffie a quelle un po' più costose, no, che troverete sempre qui sotto in descrizione, vi dico che io comunque preferisco queste qui, le NC, dovrebbero chiamarsi così, che costano un pochettino di più. Comunque devo dirvi la verità che, grazie alla sua comodità, grazie poi a questo tipo di cancellazione del rumore, a volte le utilizzo anche per non ascoltare nulla, solo esclusivamente per cancellare tutti i rumori esterni, per starmene completamente in silenzio, e mi rilassa davvero davvero tantissimo. Quindi è una cancellazione del rumore che sicuramente è molto efficace, si perde un po' di brillantezza, ma ci sta, degli 89 euro va più che bene. Concludendo, ragazzi, sì, a 89 euro ve le consiglio alla grande, ma ve le consiglio ancora di più a 72 euro. Infatti qui sotto in descrizione troverete il link diretto ad Amazon con un codice sconto creato appositamente per il sottoscritto, l'ho chiesto io ad Anker per voi, per farvi risparmiare qualcosina dovreste pagarle circa 72 euro. Beh, certo, ragazzi, a questa cifra ve le consiglio ancora di più. Non saranno delle Sony da 300 euro, non saranno delle Bose da 400 euro come quelle utilizzate da Otto Klima, ma per 72 euro, ragazzi, valgono davvero la spesa. A me hanno convinto. Come al solito vi chiedo, ragazzi, quindi di mettere un bel like se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, di attivare la campanellina per non perdervi più ulteriori miei video, e soprattutto, ragazzi, seguitemi su Instagram, che è davvero importante che io cresca anche lì. E noi ci vediamo sicuramente tra qualche giorno per un prossimo video. Grazie e alla prossima. Ciao!